Buon lunedì pomeriggio, cari amici di Well TV. In primis, grazie, grazie di cuore da parte mia, del mio regista Damiano Conchieri, da tutto lo staff di Well TV per il grandissimo affetto che ci avete dimostrato la scorsa settimana con la prima settimana di programmazione della prima edizione di Libri, Chiacchiere e Autori. Grazie anche per i meravigliosi, e non esagero quando li definisco tali, messaggi che ci avete inviato in privato. Siete stati fantastici e mi auguro che seguirete con lo stesso entusiasmo e con lo stesso ingente affetto anche questa seconda settimana della prima stagione di Libri, Chiacchiere e Autori. A proposito, piccola parentesi con nota informativa. Da oggi saranno disponibili gratuitamente, ovviamente, su YouTube tutte quante le puntate in forma integrale della scorsa settimana, quindi sia delle 5 puntate dal lunedì al venerdì abituali, sia le due puntate del meglio della settimana in onda nel weekend, quindi il sabato e la domenica. Oggi è una puntata molto molto speciale. In realtà, ve lo dico subito, non ho un ospite in studio dal punto di vista fisico, quindi fisicamente con me, nel mio adorato salotto letterario, non avrò il piacere di scambiare quattro chiacchiere dal vivo con qualcuno. Ma sarà un ospite in qualche maniera a distanza. Non voglio dirvi per il momento altro. E in qualche maniera vi introduco l'argomento della puntata del lunedì della seconda settimana della prima stagione di Libri, Chiacchiere e Autori. Venerdì, lo ricorderete di certo, vi abbiamo mostrato il cartone animato, seppur breve per il momento, di Sporca l'Anima, il mio ebook dedicato espressamente alla violenza sulle donne, la cui regia è del mio amato regista, nonché compagno di vita Damiano Conchieri, che è anche colui che ha realizzato tutti quanti i disegni. Bene, oggi in qualche maniera mi è sembrato doveroso dedicare anche a lui la puntata, poiché vi voglio parlare di un fumetto molto molto particolare in stile Sin City. E scusate se è poco. Ma al momento non voglio dirvi altro e vi mostro colei in carne e ossa che è la protagonista di questo fumetto. Il fumetto è Stefani e lei è Stefania Visconti. Stefania Visconti è una modella, una fotomodella, un'attrice ma anche una regista. E sebbene abbia svolto questa mansione, quella della regista, solo varie volte a teatro. Una mansione che però lei non ha nascosto nel corso di svariate interviste che ho avuto modo di realizzare con lei nel corso del tempo, di volerla ripetere magari prossimamente, anche se non in maniera così puntuale perché è comunque una mansione molto molto complessa. Come avete potuto notare, gli showreel dove Stefania appare in tutto il suo splendore e in versione molto fashion e in glamour sono stati realizzati da Damiano Conchieri. Sono disponibili su YouTube nei due canali Damiano Conchieri Grafica in Video e Laura Gorini Crew. Dicevamo di Stefani, un fumetto, lo ribadisco, in stile Sin City, quindi in bianco e nero, con il risalto, con l'utilizzo del color rosso, quindi un colore molto forte e visibile, solo alcuni elementi, in particolar modo le labbra. Si chiama Stefani ovviamente perché è il diminutivo di Stefania. Stefani, per l'appunto lo ribadisco, la protagonista della serie a fumetti, è una donna molto affascinante e enigmatica. È alta ed è dotata di una folta capigliatura di capelli neri, dalla pettinatura riccia. E il suo colore preferito, per quanto concerne i suoi abiti, è il black, il nero. Di professione, che cosa fa? La ladra. Sebbene pare che si sia ritirata, per così dire, da un po' di tempo dalla professione. Però all'improvviso riceverà un'offerta che non potrà rifiutare, quindi ritornerà al suo vecchio mestiere. La storia di Stefani è quindi una storia molto molto suggestiva, a tratti romantica nel senso etimologico del termine.
Perché lei, nonostante abbia vissuto una vita ricca di pericoli, perché insomma fare la ladra è anche molto faticoso a livello fisico e psicologico, sempre alla rincorsa, di corsa, sperando di non riuscire a essere presa dalla polizia e soprattutto di non perdere la refurtiva, che sovente è veramente di grandissimo valore. Ma che poi a un certo punto, così all'improvviso nella sua vita di giovane donna, in seguito a un incontro, deciderà di riprendere la sua storia passata, forse perché c'è qualcosa che la scuote dentro, nel cuore e nell'anima. E il luogo di questo incontro, di questo primissimo incontro, è certamente molto molto bello e per l'appunto romantico. Non voglio svelarvelo perché altrimenti insomma credo di dirvi un po' troppo, però vi devo ammettere che la location merita assolutamente sia a livello di fumetto sia dal vivo perché io la conosco. Ma quale sarà la persona che lei incontra che la manderà talmente in orbita da portarla a ritornare alle sue vecchie origini dal punto di vista lavorativo? Si tratta di un uomo ben più grande di lei, che si chiama Bruno Adolf. Ovviamente i nomi sono fittizi. È dotato di un paio di folti baffi grigi e di sopracciglia dello stesso colore. A livello di outfit ama indossare un basco e puntare sulla semplicità, non certamente sul glamour e sul fashion. Inoltre, ai 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 per lui, è un accanito fumatore di sigarette senza filtro, per cui durante la messa in scena delle sue storie e nella realizzazione delle sue vignette si è deciso di rappresentarlo attorniato da nuvole di fumo. Quindi possiamo dire che anche lui è un grandissimo protagonista di Stefani. In realtà c'è anche un altro grandissimo protagonista, però maschile, non femminile, di Stefani, che merita una nota. Però vi devo ammettere che entrerà più avanti nel fumetto, un fumetto a puntate. Sto parlando di Claudio Keller. Non voglio dirvi altro di questo personaggio, anche se ribadisco è molto molto interessante, perché non è ancora comparso nelle pubblicazioni delle prime puntate di Stefani. Vi ricordo infatti che Stefani è pubblicato gratuitamente sul Free Press New Ent, il giornale della gente, che può contare su due edizioni, una su Bergamo e l'altra che esce invece a Brescia, Mantova e Cremona. Stefani lo trovate pubblicato in versione cartacea free sulla versione di Brescia, Mantova, Cremona. E ad oggi è uscita la prima puntata. Ta-da! Ve la posso mostrare perché appunto è appena uscita. Eccola qui, la prima puntata di Stefani. Guardate che bello, che bei colori, eh? Ovviamente la copertina è l'unico elemento coloratissimo di tutto il fumetto. Si intitola L'uomo del parco e avete capito di chi sto parlando. Ovviamente se mi avete seguito durante la presentazione dei personaggi. Il fumetto è pubblicato pagina per pagina sul numero scorso di New Entry, perché sta per uscire in questi giorni il secondo numero di New Entry dell'autunno, con pubblicata la seconda puntata del fumetto dedicato alla figura di Stefani, che si intitola, perché l'autore ha deciso di preannunciare il titolo già nel numero precedente, Il dolore non dimentica. Ecco qui la copertina. Tra l'altro, per chi non riuscisse ad accaparrarsi, consentitemi questo termine un po' colorito, la copia cartacea, perché sono andata ovviamente a ruba, come normale che sia, anche perché New Entry è un giornale molto molto piacevole da leggere, arricchito ovviamente anche dalla presenza di questo bel fumetto, può comunque leggerlo in versione integrale anche dal sito ufficiale di New Entry, Giornale della Gente, in formato digitale, sempre free. Ma chi ha realizzato Stefani? Chi c'è dietro a Stefani? Scopriamolo insieme. Damiano Conchieri è nato a Montichiari il 1 novembre del 1988. Fin da bambino ha dimostrato di possedere un carattere piuttosto pepato e di essere un bel birichino. Una volta cresciuto, ha deciso di incanalare tutto questo suo lato estroverso nell'arte, studiando seriamente disegno, e infatti oggi è maestro d'arte.
Inoltre, ha seguito i sogni di gloria del grande cinema, studiando alla Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e laureandosi in regia. Oggi è libero professionista e opera in tutta Italia e non solo, come illustratore e come grafico, ma anche e soprattutto come montatore video. Ha l'attivo la pubblicazione di Stefani su New Entry, ma anche la pubblicazione di un precedente fumetto pubblicato in versione integrale sempre su New Entry quest'estate. Si tratta di Morde, quale poi avremo modo certamente di parlare nel corso delle prossime puntate. Beh, cari amici, spero che vi sia piaciuta questa puntata un po' particolare, anche perché mi è piaciuto moltissimo poter parlare di questo fumetto, dimostrando che quando si parla di libri in realtà bisogna parlare di un po' di tutta l'opera letteraria, e anche il fumetto ha il suo perché. Invece sovente quando si parla di libri si tende a non parlare né di libri illustrati né tantomeno di fumetti, che è un peccato. Cioè, secondo me bisognerebbe trattare un po' tutti i generi, perché sono belli in realtà tutti, basta saperli apprezzare. Questo è il mio punto di vista. Tra l'altro, piccola chicca, anche Stefania Visconti ha scritto un libro, o meglio ha partecipato con una sua testimonianza in un'importante raccolta della quale potete vedere la copertina. Vi invito chiaramente a leggerla, perché secondo me è veramente molto molto interessante, e mi auguro che Stefania, da grande vulcano che è, prima o poi si decide a scrivere un libro tutto suo. Tra l'altro so che era già, per così dire, in ballo un'esperienza di questo tipo, e mi auguro che prima o poi riesca a dare alle stampe un suo bel libro, autobiografico oppure romanzato. Sta di fatto che un artista come lei merita certamente l'applicazione di uno o più libri. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto domani per una nuova puntata. Certamente avrò un ospite fisicamente o in studio o chissà dove, non voglio svelarvi altro, con il quale dialogare. Un abbraccio, buona serata a tutti, grazie per averci seguito, grazie da Mano Conchè alla regia, e a domani sera alle 18:30, sempre qui su Well TV. Ciao!